condividiamo insieme una clip del video La clemenza di Silla. Cesare non soltanto è stato graziato dal dittatore, ma è stato designato tribuno militare e inviato a Mitilene in Grecia. Il suo pedagogus Sosia lo accompagnerà, a quanto pare, in questa spedizione. Rufa, la futura sposa di Sosia, non è molto contenta all'idea, come giustamente sottolinea Sarpedone, pedagogus di Marco Porcio Catone e comune amico dei due. Puto te letam non esse, Rufa. Ritengo che tu non sia contenta, che tu non sei contenta, Rufa. Facciamo l'analisi del periodo. Puto è la principale, te letam non esse è una subordinata che corrisponde in italiano a una subordinata oggettiva, che tu non sei contenta. Approfondiamo questo aspetto riprendendo in esame un'altra clip dello stesso video. Putabam, dice Sosia rivolto a Rufa, mea oscula vino dulciora esse. Credevo che i miei baci fossero più dolci del vino. Mea oscula vino dulciora esse è l'infinitiva. Il soggetto è espresso in caso accusativo. Mea oscula è l'accusativo neutro plurale da osculum osculi, che significa bacio. Il predicato è espresso al modo infinito. Esse è l'infinito di sum. In latino, nell'infinitiva, il soggetto in caso accusativo è sempre espresso. Nella traduzione in italiano questo può essere tralasciato, specialmente se rendiamo l'infinitiva latina con una proposizione implicita con di più infinito.